partita che si disputerà domani sarà una partita valida per la 35esima giornata di campionato. Beh, ne restano solo 4, quindi quella che i Satanelli giocheranno domani contro la Cremonese. Poi ci saranno due turni importantissimi in casa contro Perugia e Salernitana, e poi ci sarà la trasferta contro l'Hellas Verona, squadra che insieme al Perugia punta proprio a consolidare un posto nei playoff. Il Perugia ci sta provando, l'Hellas Verona invece è abbondantemente inoltrata verso la rincorsa per la promozione nel massimo campionato. Ma il destino dei Satanelli può scriversi prima, può essere già scritto domani, come può essere scritto già prima di scendere in campo contro l'Hellas Verona. Beh, probabilmente negli spogliatoi dello stadio Bentegodi i rossoneri di Grassadonia si potranno trovare davanti a una situazione, a due situazioni. O saranno consapevoli di dover giocarsi tutto per tutto con la finale play-out, o miracolosamente, come tutti ci auguriamo, di scendere in campo per conquistare qualche punto utile per la salvezza matematica, ma è meno probabile. E dall'altro punto di vista, invece, mentre lacceranno i lacci dei loro scarpini, probabilmente si faranno mea culpa e analizzeranno prima degli ultimi 90 minuti ciò che è stato sbagliato, ciò che non ha funzionato. Ma restiamo concentrati a questa gara e andiamo ad analizzare come arriva la squadra di Grassadonia. Beh, in realtà il modulo sarà sempre lo stesso, 3-5-2. Questo Grassadonia 2.0 ha trovato un equilibrio in difesa, un equilibrio che gli è stato dato anche da Padalino, ma non ha mantenuto una linea fissa in attacco. Abbiamo visto in tutte le partite il reparto avanzato altalenarsi di giocatori, di nomi. 3-5-2 che sarà composto da Nicola Leali, nelle ultime giornate tra i migliori 11, nella top 11 eletta da DAZN, proprio soprattutto quando ha parato il rigore su Giannetti contro il Livorno. Poi difesa a 3 composta da Luca Ranieri, Martinelli che ritorna dalla squalifica e prende il posto di Billong e Lo Iacono, centrocampo a 5 con Craglo. Le statistiche parlano chiaro: Craglo contro la Cremonese si scatena, segna sempre, segnò nel 4-0 dello scorso anno a Cremona e segnò nel 3-1 della partita di andata disputata in questo campionato allo Zaccheria. Probabilmente si rivedrà Emanuele Cicerelli quasi sicuramente al posto di Ciccio Deli al centro del centrocampo Leandro Greco, Gerbo e probabilmente verrà schierato un terzino fluidificante, come si dice in gergo tattico, Zambelli oppure Ungawa, dipende sempre dalle condizioni, ma si può rivedere anche Busellato con Gerbo spostato sull'out destra, quindi stesso centrocampo visto contro il Livorno. E poi invece in attacco, beh, è qui il gran mistero. Matarese viaggia verso la riconferma, applaudito a furor di popolo proprio quando uscì al 67esimo contro Livorno per dare il cambio a Pietro Iemmello. E poi resta sempre l'incognita di chi dovrà andare a occupare, a vestire l'ultima maglia valida per giocare in attacco. Beh, Mazzio e Iemmello sono contestatissimi sui social, nei bar, in città. Tutti i tifosi reclamano le prestazioni di questi due giocatori che erano stati chiamati in causa per fare la differenza, ma in 32 giornate in due hanno realizzato solo 10 gol. Quindi probabilmente questa camiseta, come direbbero in Spagna, sarà affidata ad uno tra Galano e Chiaretti, ma Galano è in ombra nelle ultime gare, quindi probabilmente si potrà rivedere dal primo minuto proprio il brasiliano che quando è stato chiamato in causa ha fatto molto bene e ha anche segnato qualche gol. Cremonese Foggia sarà l'ennesima, forse
l'ultima partita della vita.